Buongiorno, buonasera, dipende quando guarderete questo video. Eccoci per leggere e commentare insieme il terzo articolo, sempre da ovviamente Torre di Guardia del maggio 2019. Mentre nei primi due articoli si parlava di come reagiscono gli anziani nei confronti dell'abusante. Questo articolo ha come titolo Conforto per le vittime di abusi. Per chi volesse leggere i precedenti due articoli insieme a me nel video, potete trovarlo qui sopra, oppure comunque lo metterò anche in descrizione. E anche per questo articolo troverete il link in descrizione. Potete cliccarlo ora e quindi leggere insieme a me l'articolo mentre lo commento, oppure leggerlo in un secondo momento. Nel primo paragrafo viene detto che ogni essere umano ha bisogno innato di essere confortato e anche la grande capacità di confortare altri. E poi c'è il grande esempio, dice, prendiamo un esempio, un bambino che mentre gioca cade e si sbuccia un ginocchio, probabilmente correrebbe piangendo da mamma e papà. I genitori non possono guarire la ferita, ma possono confortare il loro figlio. Forse gli chiedono cosa è successo, lo tranquillizzano con carezze e parole dolci e gli asciugano le lacrime, puliscono la ferita, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia un esempio perfetto di come svilire l'abuso sessuale sui bambini. Personalmente mi sento offesa che il mio trauma e il trauma di tanti altri come me venga paragonato alla sbucciatura di un ginocchio. Cioè, ci vuole anche riguardo nel trattare certi argomenti per non offendere le vittime. Oggi non va più di moda non offendere le vittime, però magari da dei cristiani ci si aspetta questo. A volte i bambini vengono feriti in modo molto peggiore, fa questa considerazione. A volte il colpevole viene scoperto e punito, altre volte potrebbe sembrare che la faccia franca. Ma anche se viene fatto subito giustizia, la vittima forse dovrà continuare a fare i conti con il male causato dall'abuso fino in età adulta. Cioè, vi rendete conto dei messaggi subliminali di questi articoli? Praticamente la società Torre di Guardia sta dicendo che sia che venga preso l'abusante o non venga preso, che venga punito secondo la legge di Dio col comitato giudiziario o che venga punito per aver commesso un reato come vuole la legge secolare, ormai il trauma c'è. Quindi che importanza ha punire l'abusante? L'importante è dare conforto, che è importante, ma questo non esclude che l'abusante deve essere punito. Cioè, solo perché il trauma continuerà nella vita, invece che l'abusante venga punito con ancora maggior severità e che debba essere richiamato responsabile di tutto quello che dovrà subire il bambino in età adulta, viene detto, vabbè, ormai c'è il trauma, cerchiamo di curare il trauma e poi, oh, senti, che venga preso o non preso, tanto quello che è fatto è fatto. Osceno, la parola è osceno. Poi continua nel paragrafo 3 e dice: cosa può aiutare i fratelli e le sorelle che da bambini hanno subito degli abusi e continuano a soffrire per quel trauma? Geova desidera che questi suoi preziosi servitori ricevano l'amore e il conforto di cui hanno bisogno. Chi può dare loro il conforto necessario? Perché chi ha subito degli abusi ha bisogno di conforto? In quali modi possiamo dare vero conforto? E questo è molto bello. I bambini, dice il paragrafo 5, hanno bisogno di creare con chi li cresce e si prende cura di loro un legame stretto e basato sulla fiducia. Bene, grazie a legami di questo tipo, un bambino si sente al sicuro e impara a fidarsi di chi lo ama. Perfetto. Purtroppo, però, nella maggioranza dei casi, gli abusi avvengono tra le mura domestiche. Tradire in questo modo la fiducia di un bambino può rendergli difficile fidarsi degli altri anche dopo molti anni. Ok, i bambini sono vulnerabili, abusare di loro è crudele e ha effetti devastanti. Io leggo questi paragrafi anche se sono corretti e contengono informazioni basilari e basiche, però perché
non sembri che io leggo solo quello per andare contro ai testimoni di Geova. I bambini sono vulnerabili, abusare di loro è crudele e ha effetti devastanti. Il bambino non è fisicamente, emotivamente, psicologicamente pronto per sposarsi e quindi per avere rapporti sessuali. Perciò sottoporlo a degli atti sessuali può avere conseguenze devastanti. Gli abusi possono portarlo ad avere un'idea distorta del sesso, di se stesso e di chiunque cerchi di conquistare la sua fiducia. Benissimo. I bambini stanno ancora sviluppando la capacità di valutare le cose e riconoscere i veri pericoli ed evitare i pericoli. Quindi è fin troppo facile per i malintenzionati ingannarli. Chi abusa dei bambini insegna loro delle bugie pericolose che spingono il bambino a convincersi, ad esempio, che sia tutta colpa sua. Questo è un passo molto importante. Che l'abuso vada tenuto segreto, che se ne parlasse nessuno gli crederebbe, infatti. E che gli atti sessuali tra un adulto e un bambino sono un modo normale di dimostrare affetto. Il bambino potrebbe rendersi conto solo dopo molti anni che queste idee sono in realtà delle bugie. Potrebbe crescere sentendosi in colpa, sporco, danneggiato e indegno di essere amato o confortato. Ok, ci siamo. Benissimo, andiamo avanti. Se questo articolo è tutto così, che ci dice delle cose di questo tipo, oh. Non ci sorprende quindi che chi ha subito abusi possa risentirne per tanti anni. Attenzione, l'abuso sessuale è proprio un reato crudele. Lo ripetiamo, l'abuso sessuale è proprio un reato crudele. Bene. La sua diffusione ci dimostra chiaramente che viviamo negli ultimi giorni, ma il salmista Davide sapeva che Geova dà sempre il conforto necessario. Per farlo, Geova usa i suoi servitori fedeli. I fratelli e le sorelle della congregazione sono come una famiglia. Infatti, Gesù disse: chiunque fa la volontà del Padre mio, mi è fratello, sorella e madre. Una volta Paolo descrisse così il suo impegno come anziano. Una volta scrivevano Apostolo Paolo, adesso è solo Paolo, così amichevolmente. Fra voi siamo stati premurosi come una madre che nutre i suoi piccoli e ne ha tenera cura. Oggi gli anziani seguono il suo esempio usando parole premurose e gentili quando tramite la Bibbia confortano chi ha bisogno di aiuto. Ora, io qui mi aspettavo che si dicesse: ci si può rivolgere a una persona specializzata che ti dà conforto facendoti comprendere quello che è accaduto e come poterlo affrontare. Perché non è solo dire sai, Geova ti vuole bene che salva questo l'abusato. Invece, solo gli anziani possono dare conforto alle vittime degli abusi? No! Ci sono anche le sorelle spiritualmente mature. Non a caso Geova si paragonò a una madre che consola il proprio figlio. Allora, Geova sono gli anziani che consolano chi nella congregazione sta male, così come Geova è la sorella matura che viene a darti conforto. Di nuovo non si parla di nessun specialista. Perché se è vero che l'abusante è una persona malata, ha bisogno di farmaci, di psicoterapia e quant'altro, è vero che anche l'abusato purtroppo adesso è una persona malata e ha bisogno di psicologo ed eventualmente di un supporto farmacologico per poter combattere le conseguenze psicologiche di quello che è accaduto. Non voglio nemmeno parlare di quelle fisiche, quelle proprio lasciamole a parte perché no. Noi quando parliamo di abuso molto spesso svegliamo questa cosa perché pensiamo alla mano messa dove non deve essere, ma ci sono persone che sono state abusate in modo crudele, bambini o bambine, e che anche fisicamente hanno ripercussioni per tutta la vita. E poi mi venite a dire, se confessa, bene, se non confessa, ma state scherzando. Mi viene a dire che un anziano va da un genitore a dire stai attento perché quello è un pedofilo, quello è un pedofilo.
Non stiamo mica parlando che gli ha servito un piatto andato male. Gli ha fatto male. E come è avvenuto questo abuso, di cui non si parla mai per rispetto ai bambini. Ma quel malessere può essere portato avanti, può essere necessario delle cure. E allora cosa fai? Siccome che quando andrai dal medico per dire che tuo figlio ha questi disturbi, sarà chiaro che è stato vittima di un abuso, cosa fai? Non lo porti dal medico? Ah beh, no, è vero, va dal medico amico dei testimoni di Geova in modo che tutto rimanga in famiglia. Mi ero dimenticata. Andiamo avanti. Come dare conforto? Oh, questo è importante. Naturalmente stiamo attenti a non insistere perché un fratello o una sorella ci parli di cose che preferisce tenere per sé. E vorrei anche vedere. Aiutiamo in modo pratico. A volte un piccolo gesto gentile può fare un gran bene. Al paragrafo 13. Possiamo preparare qualcosa da mangiare, fare un regalino, scrivere un biglietto affettuoso e dimostrare così a chi ha scoraggiato che gli vogliamo bene e ci preoccupiamo per lui. Se parlare di questioni molto dolorose o personali ci fa, cioè la persona che deve dare conforto, sentire a disagio, potremmo comunque essere in grado di offrire aiuto in modi come questi. Se parlare di cose molto dolorose o personali o sessuali ti fa sentire a disagio, te ne stai lontano dal problema, nel senso che non vai a comunicare il tuo disagio a una persona che sta già vivendo un altro disagio. Non aggiungo disagio a disagio, questo è un comportamento maturo. Se vogliamo confortare le vittime di abusi, dobbiamo prima di tutto aiutarle a sentirsi al sicuro. Ad esempio, gli anziani dovrebbero ricordare che una sorella che ha bisogno di parlare potrebbe sentirsi più a suo agio, al sicuro a casa, davanti a una tazza di tè, mentre un'altra potrebbe preferire la sala del regno. E va bene. Dobbiamo ascoltare con attenzione. Il paragrafo 15 spiega il perché bisogna ascoltare con attenzione. Dice: potremmo pensare che ascoltare sia un'azione passiva, che significhi semplicemente guardare la persona e rimanere in silenzio, ma chi sa ascoltare fa qualcosa di più. Ma cosa? Come? Come faccio ad ascoltare veramente? Questo non ci viene detto. Cioè non viene insegnato come si fa, qual è la tecnica che bisogna utilizzare per ascoltare, per non pensare che dopo devi cuocere le zucchine. La padronanza della propria mente. Anche perché si vede se tu pensi a come cucinare le zucchine il giorno dopo. Lo capisce la persona, perché è incredibile come le vittime degli abusi siano molto sensibili. Quindi una cosa che poteva essere utile, insegnare come si fa a sapere, ad ascoltare in modo efficace, qui non viene scritto. Dobbiamo mostrare empatia con qualche parola affettuosa detta a contatto. Ad esempio, potremmo dire delle novità, queste sono frasi nuove. Mi dispiace tantissimo che ti sia successa una cosa del genere, nessun bambino dovrebbe essere trattato così. Personalmente, quando mi dicevano questa frase, io avevo voglia di mandarli a fan. Oppure potremmo fare una domanda o due per accertarci di aver capito quello che il nostro amico ci sta dicendo. Potremmo chiedere: potresti aiutarmi a capire cosa intendi? O quando hai detto questo, ho capito che? Ho capito bene? Con queste espressioni potremo assicurare alla persona che la amiamo, la stiamo ascoltando e stiamo cercando di capirla. A parte il fatto che tutte le persone che hanno subito un abuso e che sono state confortate in questo modo trovano così scritto che non erano frasi che venivano dal cuore della persona, ma semplicemente suggerimenti del datore di guardia. Ma queste frasi qua, ma sono state insegnate da sempre, le si leggono da sempre. Non sono niente di nuovo, sono false, sono vecchie.
Comunque dobbiamo ricordare che è importante essere lenti a parlare, quindi non interrompiamo la persona per darle consigli o correggere il suo modo di pensare. Dobbiamo essere pazienti. In certi casi si soffre emotivamente, ha bisogno di parlare più volte di come si sente. Vogliamo imitare Geova ascoltando con pazienza, invece di offrire soluzioni, mostriamo empatia e tenera compassione. E va bene. Beh, va bene poco, però insomma. Chi sta male emotivamente forse non riesce a pregare. Potrebbe sentirsi indegno di rivolgersi a Geova. Per confortare questa persona potremmo pregare insieme, menzionandola per nome e chiedere a Geova di aiutare questo suo prezioso servitore a sentirsi rassicurato. Vabbè, questi sono dei format di preghiera che vengono utilizzati. Le parole dette senza pensare possono ferire, mentre quelle gentili possono aiutare a guarire. Quindi preghiamo Geova di aiutarci a trovare parole gentili e rassicuranti. Non dimentichiamo che le parole che influiscono sugli altri in maniera più profonda sono quelle contenute nella Bibbia. Tu sei scemo, leggi la Bibbia e lì c'è tutta la soluzione. È ovvio che per tutti coloro che credono, per tutti i credenti, la preghiera è sempre un grande aiuto in momenti di sconforto così profondi e quando si deve superare un trauma. Questo non lo è. A qualsiasi religione si appartiene, pregare nel momento di grande dolore o di grande rabbia è sicuramente una fonte di benessere spirituale. Ma questo non può essere confuso o sostituito o essere il sostituto di colloqui con personale specializzato ed eventualmente di una cura farmacologica. A seguito di un abuso, forse la vittima si è convinta di non valere niente, di essere sporca, queste sono delle terribili bugie. Quindi usiamo la Bibbia per ricordare quanto Geova la ama. A me questo articolo mi sembra una presa in giro. A parte il fatto che tutto questo, quando accade a me, non venne fatto. A parte tutti i colloqui che vennero fatti per stabilire se la persona era più o meno colpevole, io non ho avuto nessuna sorella amorevole che è venuta in casa a cercare di consolarmi e darmi affetto o a seguire o gli anziani che mi hanno seguito nella preghiera perché io potessi essere confortata. Assolutamente, proprio niente di niente. Mi chiedo in quante congregazioni succeda questo. Ora, a parte il fatto che questi consigli mi fanno anche un po' sorridere, perché sono gli stessi consigli che vengono dati per ogni circostanza dolorosa. Cioè questi stessi consigli, se voi fate una ricerca, vengono dati per confortare coloro che sono un matrimonio in fallimento, coloro che hanno perso una persona cara, coloro che magari hanno perso il lavoro, le donne che possono essere picchiate dal marito, sempre a questo modo. Sempre tutto viene detto in questo modo, cioè vengono dette le stesse frasi, le stesse parole, viene consigliato di fare lo stesso iter da parte delle sorelle mature e da parte degli anziani. Quali sono le mie considerazioni finali? La mia considerazione finale è questa ed è la solita, e voi direte che sono veramente rompi con questa frase, ma in nessuno di questi tre articoli viene dato il consiglio di andare da uno psicologo o da una psichiatra. Figuriamoci, non si parla esplicitamente di andare a far denuncia, figuriamoci se parliamo di andare da uno psicologo o da uno psichiatra, stiamo scherzando? Assolutamente no. Satana e il diavolo in persona sono queste persone. Ma l'altra parte è che fino a quando la società torre di guardia non si assumerà la responsabilità per quello che accade all'interno della congregazione. È inutile voler dire che i responsabili dei figli sono i genitori, sì, è vero, ma la società torre di guardia è responsabile di quello che fanno i suoi adepti.
non può cavarsela con e vabbè, hai fatto il cattivo, ti penti o non ti penti. O ti do conforto tu che sei la vittima perché così puoi guarire, grazie a Dio. Questi sono gli stessi mezzi che fa la Chiesa Cattolica. Non importa, va bene, se vuoi puoi andare anche a denunciarlo. Ma tanto che sia preso, messo in galera, colpevole o non colpevole, quello che è stato fatto. Questo è lo stesso atteggiamento della Chiesa Cattolica. E i testimoni di Geova non hanno fatto altro che adeguarsi pienamente all'atteggiamento della Chiesa Cattolica. Quindi è inutile che loro dicano, ma anche nella Chiesa, anche in questo, in tutte le religioni esistono gli abusi sessuali, perché le persone si ammalano perché ci sono abusanti. Ma la religione deve condannare fermamente questo atto e deve portare le persone che hanno sofferto di questo abuso presso le autorità perché possano essere difese e perché possa essere arrestato o possa essere preso in custodia la persona che l'ha fatto. Questo è il compito. L'abuso non ha mai una scusa. L'abuso non fa parte di un progetto di Dio. L'abuso sessuale è da condannare sempre e ovunque, comunque, in qualsiasi religione, in qualsiasi contesto sociale. Deve essere il primo punto. È un reato, è una condanna, la vittima ha bisogno di aiuto, sia dell'aiuto della famiglia, dell'amore dei familiari, degli amici, del conforto spirituale, ma prima di tutto questo ha bisogno dell'aiuto di personale che sappiano come ascoltare, come replicare e consigliarlo in maniera adeguata. Ovviamente, come sempre, vi aspetto nei commenti, mi farebbe molto piacere sapere cosa voi pensate di questi articoli che sono stati pubblicati. Grazie per aver visto questo video. Arrivederci al prossimo video.